buongiorno, siamo qua a Cata Center al centro per i tamponi. Ecco, qua vedete i turisti del sandbox, vengono accompagnati qui per fare i test. Qua siamo a Cata Center proprio. Vedete, qua ci sono i minivan, questo dell'Hilton, un pick up, un altro minivan, un double hotel. Ecco, praticamente portano i turisti qui e gli fanno fare i tamponi. Okay. Ecco, questo cartello indica se ti morsicano i jellyfish, quello che devi fare. Okay. Le informazioni sono molto chiare, quindi non c'è bisogno che mi spieghi niente. Giusto? Ecco, qua siamo a Caron oggi, a vedere la bellissima Caron Beach. Come vedete è completamente deserta. Spiaggia lunghissima, sono due persone in tutto. Gli update sono abbastanza drammatici, nel senso che a Bangkok continuano le proteste, manifestanti contro polizia, adesso mi dicono anche Pattaya ci sono le proteste, e quindi lì è misure Covid, buttate fuori dalla finestra, lì tutti in strada, quindi fa un casino, alcuni dicono 500, alcuni dicono 1000 manifestanti, non si sa quanti siano. Comunque, le contagi a Bangkok siamo sempre attorno ai 20.000, è stabile, non migliora. Sono numeri un po' troppo stabili, secondo me, perché non c'è il picco che cala. Non c'è questo, boh, mi sembra strano, sembrano quasi controllati, sembrano come numeri, quindi potrebbero anche esserlo, però facciamo che sia stabile. Ecco. Phuket invece, ieri c'è stato il picco massimo che è di 81 contagi locali, più 4 da sandbox e 1 importato da un'altra provincia. Quindi siamo messi ancora peggio di una volta che ci siamo aggiornati. Però vedete, il sandbox continua, noi andiamo avanti, il tempo è molto bello la mattina e pomeriggio, poi di sera qualche volta fa il suo bel temporale. Ok, io vi saluto da Caron Beach, buona giornata anche a voi, bye bye.